nostro pugile davanti a Dark Destroyer, il distruttore nero, dopo la doppia negativa esperienza di Mauro Galvano, che perse il titolo mondiale proprio ad opera di Ben nel '92. Da allora, appunto dal 3 ottobre del 1992, Ben ha difeso per 7 volte il suo titolo, l'ultima volta lo scorso febbraio nella drammatica sfida con lo statunitense Gerald McClellan, che proprio oggi ha lasciato l'ospedale di Milwaukee per far ritorno a casa quasi completamente recuperato. Non si sa se ed in quale misura anche Ben possa subire le conseguenze di quell'incontro durissimo e solo il ring potrà dircelo. Ecco Vincenzo Nardiello inquadrato, un Nardiello che affronta questo incontro completamente rigenerato. Non ha avuto alcun problema di peso ed è questa una novità assoluta. Si è ben allenato e sembra assolutamente in grado di difendere al meglio le proprie possibilità. Abbiamo visto Nardiello di frequente nell'ultimo mese e raramente lo avevamo visto così sereno e determinato. Speriamo e tifiamo per lui. Vincenzo Nardiello, Colonia Salvatore Cherchi, è nato a Stoccarda, in Germania, l'11 giugno del 66, è vissuto poi sempre ad Ostia, ora abita a Casalfalocco, sempre alle porte di Roma. Il suo record, 26 vittorie, di cui 14 prima del limite e 3 sconfitte. Al peso ha fatto segnare 75 kg e 750 grammi. Ricordiamo che il limite della categoria dei supermedi è 76,204, per cui abbondantemente sotto il limite. Nigel Benn, eccolo qui, Colonia Peter de Freitas, è nato a Hilford, nell'Essex, il 22 gennaio del 64, proprio oggi compie per cui 31 anni e 6 mesi. Il suo record, 40 vittorie, di cui ben 33 prima del limite, 2 sconfitte, ambedue per KO, un verdetto di parità. Al peso 76 kg e 203 grammi, ovvero un grammo in meno, un soffio. Da qui alcune evidenti, e ci auguriamo, difficoltà per raggiungere il peso. Vedete, sulla schiena Nigel Benn si è fatto tatuare un sole. È un pugile noto per le sue stravaganze. Peraltro ricordiamo che nella seconda sfida contro Galvano Ben rischiò il knockout proprio sul finire dell'incontro. Di spalle Nardiello si è fatto scolpire sui capelli Ice, ghiaccio. Anche in Italia è soprannominato Occhi di Ghiaccio per le sue pupille chiare. Speriamo che saprà essere ghiaccio bollente questa sera sul ring di Londra. Vincenzo Nardiello all'attacco di Nigel Benn per il titolo mondiale dei supermedi versione WBC. È la prima ripresa, l'incontro ovviamente sulla distanza dei 12 rounds. Arbitro dell'incontro è l'inglese O'Connell. È quantomeno singolare che un arbitro inglese arbitri un titolo mondiale nel quale è impegnato proprio un suo connazionale. I giudici Azzarò francese, Castellano Stati Uniti e Rolando Barrovecchio, Italia. La serata è allestita dal duo Don King Frank Warren. Vediamo Nardiello cosa riuscirà a fare questa sera contro Nigel Benn, pugile pericolosissimo. The Dark Destroyer, il distruttore nero, e contro McClellan, ahimè, il suo soprannome ha avuto ragione d'essere. Interviene l'arbitro O'Connell a separare i due, molto determinato a fare Vincenzo Nardiello, seppur non completamente chiuso nella sua guardia. È chiaro, Nardiello ama, predilige la box di rimessa, per cui vedremo in questo incontro, ovviamente potrebbe essere il motivo ricorrente, vedremo Nardiello attendere gli attacchi di Nigel Benn e rientrare con il suo destro in jab e poi il sinistro, la miglior arma del pugile italiano. O'Connell va a richiamare Nardiello per aver colpito dietro nuca l'avversario. Ora è un destro di Benn, segno ancora il destro di nuovo. Vedete come riesce a girare Benn, ora si lamenta Nardiello ovviamente. Abbiamo detto della singolarità della decisione degli organizzatori a scegliere un arbitro inglese per questa sfida. L'augurio è che questo non possa essere di nocumento per Vincenzo Nardiello nel proseguo del match. Un primo round subito al
bianco. Non vi sono stati grossi colpi, ma la tensione è palpabile tra i due. Guardia destra, vedete Nardiello, cioè protende il destro in avanti. Quello in sinistra pronto a scattare. Guardia normale Nigel Bender, velocissimo, arriva a segno con i suoi jab, velocissimi. Sono delle vere e proprie frustrate. E i due pugili continuano a scambiarsi questi colpi nel momento del corpo a corpo a vuoto. Bene, rientra molto bene Nardiello. Buona l'azione del pugile italiano in questo frangente, in questo finire di prima ripresa. Poi va a vuoto con un gancio di rientro Ben con Nardiello, che ha qualcosa da dire all'arbitro. E termina una prima ripresa, su un piano di evidente equilibrio tra i due. C'è anche Danny Mancini in qualità di catman, uomo detto alle ferite, che si augurano ve ne siano da una parte e dall'altra, insieme a Kevin Sanders e Peter De Freitas, che abbiamo detto è il manager e maestro di Nigel Ben, il quale Ben non ha portato a termine una preparazione accuratissima per questo incontro. Infatti sono due, o ha fatto fatica a recuperare dopo l'incontro dello scorso febbraio contro McLellan, oppure non teme assolutamente il nostro Vincenzo Nardiello, per cui non ha ritenuto opportuno affondare la preparazione con una consistenza superiore. Ed eccoci alla seconda ripresa. Parte subito Vincenzo, schiva molto bene, ben abbassandosi ben oltre la cintura dell'avversario. Nardiello tenta il destro in questo corpo a corpo, una situazione che i due hanno mostrato di prediligere almeno nella prima ripresa. Poi interviene O'Connor, attentissimi due, a vuoto Ben, rientra Nardiello, poi si scatena Ben, sempre con la testa molto protesa in avanti il pugile britannico. Colpiscono due mani, due contendenti, attenzione alla testa, si lamentano a Viello anche per un colpo alla nuca, una scorrettezza che O'Connell aveva fatto invece rilevare proprio a Viello nel corso del primo round. Un incontro disordinato fino a questo momento. Il box in linea non se ne vede. Nardiello sta parlando, ha scambiato qualche parola con il padre, che è all'angolo assieme a Salvatore Cherchi. Il padre è da sempre allenatore del pugile italiano. A vuoto Ben, rientra Nardiello, schiva Ben che poi rientra. Non correttissimo il pugile inglese, ma Nardiello si è fatto prendere un po' impreparato in questo rientro dell'inglese. Poi colpisce il nostro pugile destro pesantissimo di Ben, risponde molto bene Nardiello, poi ha qualcosa da dire, non sappiamo con chi, non dovrebbe scambiare battute con Border Ring Vincenzo Nardiello, non è sintomo questo di concentrazione. A Border Ring vi è anche Frank Bruno, peso massimo inglese, seduto a fianco Don King. Ancora corpo a corpo, è pericolosissimo Nigel Ben e Nardiello deve stare attento a non lasciarsi andare, a non fare pugni, per così dire, deve boxare quanto più possibile, deve fare pugilato, non rissa sul ring, cosa nella quale invece Nigel Ben ha da sempre dimostrato di essere maestro. Corto montante di Ben che fortunatamente va a segno. Buono il destro di Vincenzo, a segno, due destri consecutivi di Vincenzo Nardiello, deve allungare il jab, deve muovere il destro, deve usare un vero e proprio stantuffo per tenere a distanza Ben. Termina la seconda ripresa, una seconda ripresa nella quale è difficile intravedere uno dei due pugili che abbia avuto il sopravvento sull'altro.
una leggera preferenza per Nigel Benn per quanto fatto a cavallo della metà di ripresa. Ecco, vediamo se la regia ci vorrà proporre proprio il momento in cui Benn ha avuto leggermente la meglio. Così non è. Peraltro sul seguito, ecco qui il destro di Benn, poi a vuoto con il rientro di Nardiello. Poi dopo quella fase in cui Benn aveva avuto una certa superiorità, Nardiello si è rifatto con gli interessi anche. Ecco intanto Frank Bruno, c'è anche Frank Warren vicino a lui. Si è rifatto, dicevamo, Nardiello con gli interessi, e per cui non è facile intuire una certa superiorità. Una ripresa su un piano di parità, anche la seconda, che ha vissuto di momenti in cui ora l'uno ora l'altro hanno tentato di prendere in mano le redini del combattimento. E siamo alla terza ripresa. Destro di Benn. E deve lavorare con il destro Nardiello, e se non lo fa sono dolori. E rimane fermo Vincenzo, non deve fare, deve muoversi, deve alimentare il ritmo, deve lavorare molto, deve fare molto pugilato. Ecco, l'abbiamo già detto prima e ci ripetiamo, ma è un po' la chiave tattica di questo incontro. Un incontro del quale Nardiello può venire a capo solamente se saprà fare del pugilato e non delle botte. Bravo, bravo Vincenzo. 1-2 del nostro pugile. Ha doppiato i suoi colpi in Nardiello, è riuscito ad andare a segno più volte, ora Benn lega. Ecco, in questi frangenti, nel corpo a corpo, Nigel Benn è maestro. Quando c'è da picchiare, l'inglese non ha eguali. Rientra all'interno della guardia di Nardiello Benn, tenta di portare dei corti montanti, oltre ai ganci larghi, influenti peraltro nel momento proprio del corpo a corpo. Ora il jab di Nardiello lavora, montante di Benn, che Vincenzo sente. È stato velocissimo Benn, ha intuito più che vedere l'attimo di apertura della guardia di Nardiello e ha inserito un destro montante, non violentissimo ma estremamente preciso. E Nardiello lo ha sentito, digerito sì, ma l'ha sentito. Oh, buono il diretto sinistro di Nardiello, corto. Ha colpito in pieno volto il pugile inglese. E Nardiello parla ancora. Non è con il suo angolo, non deve fare questo. Rientra per ben due volte il nostro pugile con il sinistro. Dopo il break colpisce Benn. È pericolosissimo Benn, allora, quando si abbassa, dopo questo abbassare di tronco così, destro di Benn, di prima intenzione, si è fatto trovare scoperto completamente Nardiello. È un colpo di ben facile lettura questa, e Nardiello continua a girarsi nei confronti della platea e parlare, un po' troppo sorridente nei confronti dell'avversario, ce lo permetta il nostro pugile. Un Benn che seppur di poco fa propria questa terza ripresa. Ha avuto alcuni colpi volanti Nigel Benn che sono arrivati a segno con buona precisione. Potremmo anche dire che Nardiello ha avuto delle serie più interessanti, ma i colpi, quelli che fanno la differenza in un match di pugilato, li ha portati proprio Nigel Benn. Ecco, rivediamo alcune fasi. È il montante questo, eh sì, è il montante che nasce proprio da un sinistro schivato da parte di Nardiello, poi rimane abbracciato, è questo il secondo episodio importante, il destro, poi un corto gancio sinistro. Ecco, la regia molto opportunamente si è proprio riproposto gli episodi chiave della terza ripresa, due episodi che l'ha portato Benn ad aggiudicarsi il terzo round. Quarta ripresa.
Vincenzo Nabiello all'attacco di Nigel Benn per il titolo mondiale versione WBC dei Supermedi. Colpisce bene Nabiello dopo aver schivato l'avversario, che continua ad abbassarsi di molto. Si lamenta Nardiello, ma l'arbitro lo invita a proseguire. Abbiamo sentito un incitamento del padre: fagli sentire che ci sei anche tu sul ring. Appare un po' intimorito comunque Nardiello, ecco, al di là di alcuni suoi atteggiamenti. Appare intimidito e non è lui, non riesce a mettere a frutto la sua aggressività. Ecco, si scatena di quanto in quanto, ma adesso riesce a rientrare. Sì, forse i colpi della terza ripresa lo hanno un po' portato a dare un maggior costrutto, una maggior concretezza alle proprie trame. Ancora corpo a corpo fra i due, interviene l'arbitro. Vuoto Nardiello, vuoto anche Benn, poi rientra il nostro pugile, destro volante di Benn che arriva a segno seppur parzialmente. Nardiello ha avuto un pronto arretramento del busto. Qualche colpo in più Nardiello lo prende dall'avversario, ma sono colpi di primo acchito scagliati da Benn, velocissimo di braccia peraltro. È un po' troppo avanti con il volto forse Nardiello, deve stare molto attento. Dovrebbe lavorare di più, ecco, bravo. E quando riesce a boxare il nostro pugile coglie i frutti migliori. Lo invita Kerchi a gran voce ad usare il gancio destro nel corpo a corpo, ed è una tattica questa di Benn che, ripetiamo ancora, ha un po' intimidito nelle prime tre riprese Vincenzo Nardiello, che al di là dello sguardo pieno d'orgoglio ha dimostrato nei fatti di aver subito l'atteggiamento spavaldo di Nigel Benn. E termina. C'è qualcosa che non va. Nardiello viene pizzicato, non si comprende bene cosa sia accaduto. Fischi per Nardiello. No, non riusciamo a capire. Dovrebbe pensare un tantino più a fare questo incontro Nardiello. Sentiamo un pochino cosa dice Raffaele Nardiello, il padre. Oh, Ferreira ha fatto benissimo. Non ti fermare. Fai il tuo lavoro. Lascia stare la gente. Ma capito, lascia stare la gente. Non pensare alla gente. Pensa a te. Giustamente Raffaele Nardiello sta suggerendo al proprio figlio: pensa a boxare e non pensare alla gente che c'è. La London Arena è gremita. Non meno di 8.000 le persone presenti. Si scatena Vincenzo Nardiello in questo inizio di quinta ripresa. Attenzione il destro di Benn che parte. Un po' troppo rigido, attenzione. È scattato il destro di Benn. Vediamo cosa è successo. No, non ha contato l'arbitro il nostro pugile, lo ha invitato a rialzarsi. Si lamenta Nardiello per un colpo portato da Benn in maniera irregolare. Non è stato contato comunque Nardiello, che si è accasciato all'angolo. Poi tenteremo di decifrare meglio quanto accaduto nella replay che la regia vorrà riproporci. L'occhio sinistro un pochino ingrossato, un po' gonfio. Vediamo sul volto di Nardiello. Ancora un destro saettante di Benn a vuoto. Deve lavorare con questo jab destro Nardiello se vuole raccogliere
qualche cosa in questo incontro che non si è messo, diciamolo subito, nel giusto verso per poter far sperare in un epilogo favorevole al nostro pugile. È una sensazione quasi epidermica, l'atteggiamento di Nardiello non ci ha convinto, soprattutto nelle prime riprese. Ora vediamo se riuscirà a trovare una maggior concentrazione. Gran sinistro di Benna al bersaglio grosso. Si abbassa poi sempre Ben, tenta un corto montante destro Nardiello, non riesce comunque a entrare all'interno della guardia del pugile inglese. Si incrociano i colpi dei due avversari. Bravo Vincenzo in questo frangente, comunque non è facile trovare l'avversario. Si abbassa sempre eccessivamente a nostro avviso Ben. Poi ancora queste azioni di rientro a vuoto platealmente Ben, poi lega destro l'incontro di Nardiello, dovrebbe usarlo quel destro, ecco, buono anche il sinistro, bravo Vincenzo, quando boxa qualche cosa riesce ad avere, anzi molto, non qualcosa. E termina la ripresa. Ora Nardiello va a parlare di nuovo con l'arbitro. Questa ripresa che comunque non ha perso il nostro pugile. Dovremo rivedere ora l'episodio. Ecco, dovrebbe essere questo. Vediamo che cosa è successo. Attacco di Nardiello. Ancora il nostro pugile in avanti che riesce a colpire a due mani il proprio avversario. Poi un destro di Ben. Eh sì, è una testata vera e propria che butta, è una testata con una spinta, infatti viene invitato a rialzarsi Nardiello, è una testata seguita da una spinta da parte di Nigel Ben, per cui ha magari ragione Nardiello a lamentarsi. Una scorrettezza plateale da parte di Nigel Ben quando siamo alla sesta ripresa. Il match è su un piano di sostanziale parità. Gancio sinistro di Ben a segno. E potrebbe anche provare qualche montante Nardiello quando Ben si abbassa e lo fa costantemente. Chi lo sa? Potrebbe essere quella una chiave di volta di questo incontro diretto destro di Ben a segno sul volto di Nardiello, che poi tenta di aumentare il ritmo. Abbiamo visto Nardiello prima dell'incontro concentrato quasi spasmodicamente, sul ring ha perso un po' di quella concentrazione ed è un peccato. Ora vediamo se riuscirà a riproporsi con maggior proprietà mentale, soprattutto, oltre che di conseguenza tecnica. Il jab lavora di Vincenzo sempre con troppa parsimonia. Poi si scatena Ben, sinistro a segno, ancora il sinistro di Ben che è riuscito a schivare il tentativo di Nardiello di colpirlo. È molto efficace questo sistema di Nigel Ben di schivare i colpi dell'avversario, si abbassa moltissimo. Un altro abito magari lo avrebbe evitato a non abbassarsi così. Ancora un destro di Ben. Nardiello tenta di colpire a sua volta. Kierke si fa sentire, ancora un destro chiede. Vuoto Ben, ha una smorfia Vincenzo Nardiello, manda a vuoto l'avversario, a vuoto anch'egli,
destro di Ben su quell'atteggiamento di sfida di Nardiello, che poi continua a parlare con l'avversario, cerca il dialogo ma Ben cerca soltanto i pugni. Non è il giusto assetto questo di Nardiello nei confronti di un incontro con un titolo mondiale in palio. Cerca di irridere l'avversario. No, non è un atteggiamento che ci piace. Ora il destro di Nardiello lavora bene, anche il sinistro può rientrare con sufficiente pericolosità, e finisce questa sesta ripresa che dobbiamo assegnare a Nigel Benn. Sentiamo qualcosa all'angolo di Nardiello, se riusciamo a captare. No, ci arriva in cuffia il confabulare in inglese dell'angolo di Nigel Benn. Ecco, vediamo, qui arriva il destro, ecco, ha fintato il sinistro Benn ed è scattato col destro. Il migliore episodio di questa ripresa. Nardiello, come abbiamo visto anche da questa espressione, non è concentrato sul combattimento e dispiace. Qui vediamo ancora un destro di Ben, che ha questo strano modo di combattere, strano ma redditizio evidentemente. E siamo alla settima ripresa, vantaggio per Nigel Benn quando il combattimento è ancora una spinta. Si va a scusare Ben molto cavallerescamente, va a rialzare, aiutare a rialzarsi l'avversario e poi ricomincia a colpire, questa volta regolarmente con un destro, al quale Nardiello non sempre riesce a mettere freno. Ancora è là, e sì, ci siamo, diretto destro, viene contato Nardiello, fa un cenno di diniego, sì, si alza. No down per Vincenzo Nardiello nel corso di questa settima ripresa. Un colpo preciso al volto da parte di Nigel Benn, che fa pendere così la bilancia dalla propria parte. Poi si scompone Vincenzo nel tentativo di recuperare e sbaglia, perché ha tempo, è soltanto la settima ripresa. Ove ne avesse le possibilità, di tempo ne avrebbe tanto. Deve cercare di recuperare e soprattutto di ragionare Vincenzo Nardiello. Ecco, lavora con quel jab destro, ancora il destro di Ben che parte da lontanissimo e comunque va a segno. È un destro che si vede, Nardiello non riesce mai a intuirlo, mai a intravederne la traiettoria un attimo prima che parta. E Nardiello continua a scambiare battute con il pubblico, ma non capiamo perché, è qui per combattere e con un titolo mondiale in palio. Ma non commettiamo questo atteggiamento, perché poi dovremmo usare dei giudizi forse non congrui, non consoni alla serata sportiva, per quanto riguarda ovviamente il giudizio su Vincenzo Nardiello in questo suo atteggiamento psicologico nell'affrontare un match con un titolo mondiale in palio. Cosa fa adesso? Sente un colpo, dolore a una mano, al sinistro, continua. Non capiamo questo atteggiamento di Vincenzo. Ha perso un po' la testa Nardiello. Continua a colpire intanto Nigel Benn. Manca poco, lo invita ad avanzare Nardiello, ma non c'è bisogno. Benn sa quello che deve fare sul ring. Lui di sorrisi ne fa ben pochi. E Nardiello ha perso un po' la testa, ora tenta addirittura un passo di danza quasi. Si arriva al termine del settimo round in qualche modo, che ha visto una semidisfatta di Vincenzo Nardiello, che continua a parlottare con non si sa chi a bordo ring. Ora sarebbe interessante sapere che cosa sapranno dirgli Salvatore Cherchi e Raffaele Nardiello, il padre. Una ripresa persa nettissimamente da Nardiello. Non possiamo fare un cambio. Cambia sta gara.
abbiamo sentito Salvatore Cherchi, nervoso. Ecco, si inginocchia senza motivo a questo punto Nadiello, poi si rialza. Ecco qui il sinistro di Nadiello, il sinistro di Ben, non particolarmente pesante. E Nadiello si accascia lamentando un dolore alla mano sinistra. Qui è un colpo di Ben. E Nadiello ha qualche problema comunque al polso, alla mano sinistra. Si mette in guardia finalmente e comincia l'ottava ripresa. Ma una delusione che si è consentito. Non tanto l'evento sportivo vero e proprio, perché è chiaro che in un incontro di pugilato vi è sicuramente uno dei due pugili che è necessariamente alla meglio, ma è l'atteggiamento psicologico di Nadiello che ci sorprende e continua a far ruotare con qualcheduno a bordo ring invece di pensare a guardare l'avversario, a pensare a quello che fare. E niente, delusione è la parola, è l'unica parola che possiamo usare. Oh, si ferma Nadiello tentando di lamentarsi con l'arbitro per il colpo alla nuca, ma Mac O'Connell non si dà per inteso. Che succede? Niente, Nadiello, l'abbiamo già detto, nella ripresa precedente ha perso un po' l'equilibrio nervoso. Ora vediamo cosa saprà fare. Continua a girarsi intorno e però continua anche a ricevere colpi da parte di Nigel Benn, che da parte sua è seguita nel suo atteggiamento tecnicamente corretto e pugilisticamente ineccepibile. Destro, basta, che dice? Che succede? C'è un getto di spugna? Delusione. Getto di spugna con Nadiello che si era inginocchiato e non si comprende bene che cos'è accaduto, di cosa si lamentasse Nadiello, oltre che di aver incontrato un avversario nettamente più forte. Si lamenta per il tappeto, forse scivoloso, forse troppo soffice, ma la vera realtà è che Nigel Benn ha dimostrato questa sera di essere di un altro pianeta rispetto a Vincenzo Nadiello. Si capisce ancora Nadiello con chi ce l'abbia. Ora vuole sfogare forse la sua rabbia repressa contro qualcheduno fuori dal ring, ma è sul quadrato che avrebbe dovuto dimostrare qualche cosa in più. A questo punto vi è una grossa rivalutazione anche di Mauro Galvano, ce lo consente Nadiello proprio nel momento in cui subisce una punizione a Londra, ma una punizione non tanto pugilistica, ma proprio una punizione sportiva, perché ha dimostrato Vincenzo Nadiello di non saper reggere la pressione nervosa di un incontro importante. E a questo punto, ripetiamo ancora, si rivaluta l'incontro che Mauro Galvano perse ai punti proprio contro Nigel Benn in Inghilterra. Nella rivincita dell'incontro perso a Marino, era il 6 marzo del 93, e Mauro Galvano proprio nella ultima ripresa seppe portare sull'orlo del KO il proprio avversario. Qui Nadiello si rialza, parla con l'arbitro O'Connell, vediamo l'epilogo, corto montante, ma poi non sono i colpi che hanno, dice basta, si alza, dice basta, me ne vado a casa. Qua una incapacità forse di soffrire, ma anche forse una constatazione di incapacità di venire a capo di questo incontro e di sovvertire l'esito di un combattimento che a quel punto aveva uno solo dominatore, Nigel Benn, The Dark Destroyer, il distruttore nero, che questa volta non ha distrutto fisicamente Nadiello, ma lo ha annientato dal punto di vista psicologico. Ora sarà interessante magari sapere che cosa ha portato Vincenzo Nadiello ad avere un atteggiamento di questo genere. Grande delusione, lo ripetiamo,
fino alla noia per questo epilogo e per questa serata soprattutto. Una serata proposta seppur in ora tarda, ma comunque una serata che la RAI ha tentato in tutti i modi di far vedere e si sperava di far ammirare agli sportivi italiani, di pugilato in particolare. Vincenzo Nadiello continua a confabulare con l'arbitro O'Connell. Non appare particolarmente provato, ma ripetiamo, potremmo dire che Vincenzo Nadiello ha perso l'incontro dal punto di vista psicologico e non fisico. Questa è la verità fuori dubbio. Poi il suo atteggiamento assolutamente scorretto, l'approccio scorretto nei confronti del match, con il suo continuo polemizzare con qualcheduno a bordo ring. E comunque l'incontro è andato, ora si attende solamente il verdetto, un verdetto che parlerà di abbandono, oggetto della spugna. Direi abbandono perché Nardiello ha detto lui per primo stop, prima che Salvatore Cherchi o Raffaele Nardiello gettassero l'asciugamano sul quadrato. Rimette la sua cintura Nigel Benn. Sì, KO tecnico nel corso dell'ottava ripresa per Nigel Benn ed ecco la proclamazione ufficiale per Nigel Benn, che conserva vittoriosamente la sua cintura di campione del mondo dei supermedi versione WBC. Ancora Nigel Benn a colloquio con Nardiello, forse si va a spiegare, un ultimo abbraccio. Bene, avremmo voluto vedere più cattiveria da parte di Nardiello, più di quanta ne abbia dimostrato sul ring. In effetti, bene, con queste immagini, amici sportivi, è tutto. Ma ecco, abbiamo visto una spiegazione di Benn, ha detto si è lamentato per la scivolosità delle scarpe sul quadrato, il gesto dice ma questo qui è matto, è stato il gesto di Nigel Benn. Bene, è tutto con queste immagini, signore e signori, grazie per l'ascolto, a voi tutti la più cordiale buonanotte.